Allora, carissimi amici Gaspare e Mirella, Ciao. ciao, vi ringrazio della vostra partecipazione a questa intervista per trasmettere a più persone possibile questo bel messaggio di unione e di speranza per il futuro. Ecco, iniziamo subito chiedendovi com'è che siete entrati in questo che poi è stato chiamato il caso amicizia. Ecco, raccontateci pure. Come siamo entrati, non c'è niente di eclatante, di fantastico, per cui lo posso dire in parole semplici, senza tanti particolari, pressoché inutili. Siamo negli anni circa 1960, il caso amicizia era già cominciato, ho saputo dopo, l'abbiamo saputo dopo. Siamo entrati a far parte di un gruppo che era in formazione. Dopo di noi sono entrate altre persone, fino a un massimo di 20 persone tra uomini e Questo quando è successo? è successo negli anni 1960 circa. Ok. C'erano questi, allora non si chiamavano ancora, la parola UFO non era stata coniata dal Pentagono, si chiamavano dischi volanti, c'erano i primi giornali che parlavano di questi avvistamenti di dischi volanti e io ho sentito subito una curiosità logica, Un'attrazione. un'attrazione, lei anche, si leggeva sui giornali di questi avvistamenti. Cercavamo nelle librerie se c'erano dischi, no, dischi, libri, Libri. no, non c'era ancora niente. Però qualche articolo sul settimanale, il settimo giorno, Settimana Incom. settimana, non ricordo neanche più i titoli di questa settimana. C'era un articolo di Bruno Ghibaudi, che era un noto giornalista. E inoltre aveva anche una rubrica televisiva per ragazzi, Di aeromodellismo. che ha fatto un articolo parlando con delle ipotesi sulla loro presenza nei nostri cieli e soprattutto pubblicando tre fotografie di tre dischi volanti. Non grandi e non uguali, simili ma non uguali. Io sono un pittore, dunque questi tre dischi volanti a pochi metri dalla spiaggia, dalle spiagge dell'Adriatico. Io sono pittore, siccome so che si potevano fare dei falsi, ho detto, ma non mi sembrano falsi perché la luce sui dischi, la luce sulle nuvole, la luce sulla spiaggia erano perfettamente incorporate. Ho sentito che era vero. Quello che scriveva era simpatico, abbiamo letto insieme. Io in quel momento ho preso la penna, un foglio di carta da lettere e gli ho scritto, indirizzandolo alla direzione, alla redazione del giornale, della rivista, perché non sapevo neanche dove abitasse questo Bruno Ghibaudi. Infatti abitava in Piemonte, non abitava neanche a Milano. E gli ho scritto, adesso le parole precise non me le ricordo, ma il 50% erano poche parole che dicevano: ho letto il suo articolo, ho visto le sue belle fotografie, complimenti per la fortuna. E poi gli ho detto: spero o credo, non mi ricordo più, che questi esseri siano qui per aiutarci, una frase simile e basta. Saluti, ho messo il mio indirizzo per non essere anonimo e gliel'ho spedita alla redazione. E poi prima mi ricordo questo particolare, l'ho riletto la lettera, ho detto: ma è un po' stupida, non dice niente, che lettera.
e stavo per stracciarla e poi ho detto, ma l'ho scritto, ma gliela spedisco, e gliel'ho spedita. Non so se la stracciavo sarebbe andata molto diversamente. Gliel'ho spedita, nel giro di posta di 2 giorni circa ricevo una telefonata dalla redazione del giornale, ed era Di Baudi, mi dice: signor De Lama, sì, e io sono il dottor Di Baudi, la ringrazio della sua lettera che ho scelto tra le tante che ho ricevuto. Io stavo per chiedere cosa c'ha di speciale la mia lettera, perché non era neanche in rima, era una lettera qualsiasi. Vabbè, non mi ha risposto, mi ha detto: senti, io abito in Piemonte, devo partire tra 2 giorni, se o stasera o domani sera possiamo vederci, se lei ha piacere. Dico: ma certo, piacere, guarda, io stasera sono libero. In poche parole, è venuta la sera, c'ero in casa io, lei e mia mamma. Certo. Che a quanti anni aveva mia mamma allora? Penso 60, così. No, 60, 65, sì. Giù di lì. Però mia mamma era una donna molto avanzata, molto avanti. Libera. Libera, è sempre stata una donna d'avanguardia, una donna speciale. Intelligente. Ecco, una donna intelligente. E per cui condivideva le nostre passioni, le nostre ricerche. Abitavamo insieme a lei, ma non era la classica suocera per te, no? No. Era abbastanza un'amica, insomma. Sì, abbastanza. Ecco. E arriva questo dottor Di Baudi, una persona elegante, un bell'uomo, più giovane di me di qualche anno. Sì, una decina d'anni, penso. Ma così tanto? Aveva preso poco la metà. Quanti anni avevo allora io? 40? Sì. 40, 42? 41. 41, 40, avrò 40, avuto appunto 40. 32, 35 anni al massimo. Massimo. Simpatico, spiritoso, prendiamo il classico solito caffè, si parla un attimo del tempo come è uso e costume. E poi arriva il dunque, ecco. E ci dice come li ha visti, la sua emozione e qualche cosina di più, ma così poteva essere uno istruito che aveva sentito voci di qui, voci di là, comunque cose interessanti. E va bene, è stato lì fino a mezzanotte e poi se n'è andato dicendo: ah, io devo venire ogni tanto a Milano per la redazione, per i giornali, se vi vengo a trovare vi ricresco. Ma no, tutt'altro, anzi è venuto 3-4 volte e ogni volta a distanza di giorni, certe volte 15 giorni da un giorno all'altro, e ogni volta diceva sempre qualche cosa di più. Le prime volte dicevamo: ma è un ufologo molto informato, bene. Poi a un bel momento vi ho detto: ma chi gliel'ha dette queste cose? Perché andava sempre più al dunque. E ho saputo dopo che in tutte queste fasi eravamo controllati da loro, dagli amici, per vedere le nostre reazioni, come la pensavamo, per vedere tante cose di cui noi stessi magari non siamo consapevoli e loro ci sanno leggere dentro. Tutto questo non perché sono dei maghi abracadabra, ma hanno una tecnologia per noi inimmaginabile. E alla quarta volta, se non era la terza, la terza volta, ce l'ha detto che c'era un gruppo, che c'erano in contatto e tutto quanto, e se ci faceva piacere conoscere gli altri del gruppo, partecipare. Io, lei, mia mamma, è stato sul filo d'arrivo, sì, tutti e tre. È difficile stabilire se ha detto sì prima io, lei o mia mamma. Eravamo proprio, aspettavamo questa cosa, sì, da anni. Ecco, allora ci ha portato da Bruno,
Bruno, non Bruno, lui si chiamava Bruno Ghibaudi, si è portato da Bruno Sammaciccia, che era, diciamo, il capo è una parola un po' antipatica, ma non ne trovo altre, era il responsabile, il conduttore, il capo del gruppo, che poi è salito fino a 20 persone. Quando sono entrato io eravamo 14, 13, sì, ecco. E Bruno mi ha detto, comprati una radiolina portatile perché te la devi sempre tenere con te. E io sono andato, l'ho salutato, abbiamo parlato un po' naturalmente. E il giorno dopo ho comprato un negozio di elettrodomestici, una radiolina, allora la più piccola è il Gelosino, che era un 14 centimetri per 7 d'altezza, giù di lì. E l'ho comprato, e, come mi ha detto, e gliel'ho portata a Bruno Sammaciccia e l'ha messa sul tavolo. E è venuto fuori una fiammata alta, 40 centimetri giù di lì, azzurrognola, con un bel choc finale. E Bruno Sammaciccia mi ha detto, ecco, l'hanno preparata. Poi più tardi ho capito che la fiammata era un po' un teatrino per me, per darmi una prova che era stata manomessa, perché la loro tecnologia probabilmente non aveva bisogno di fiammate. Ecco. E come Bruno mi ha detto, d'ora in poi tiene sempre con te, si accenderà da sola, non c'è bisogno. E infatti l'avevo tra le mani, clic, si è accesa da sola e ha parlato una voce molto dolce, e mi ha detto, io sono Sigir, ciao Gasparone, non so perché, ma sempre chiamato, mai Gasper, sempre Gasparone. Data l'altezza. Data l'altezza, Gasparone, è la mia possanza fisica, va bene. Ciao Gasparone, ricordo, queste parole le so a memoria, quindi è come se mi fossero state scritte qui, poi sono pochissime. Ciao Gasparone, ricordati sempre che non siamo né perfetti né infallibili. Ciao. Cosa che noi invece credevamo, però insomma è giusto così. Ecco, poi dopodiché si è spenta, le altre volte io facevo delle prove in principio per divertirmi, per vedere fino a dove arrivava la loro tecnologia, e mentre parlava cambiavo la stazione, cambiavo persino le frequenze da onde medie a corte a lunghe, e la voce andava avanti imperterrita. Ecco, così proprio, tu mi hai chiesto come è cominciata, è cominciata così. Bellissimo. E Mirella, vuoi aggiungere qualcosa? Io in quel momento non c'ero, però dopo... Il momento, quale momento? Il momento della radiolina. Della radiolina. Ah, specifica. Non però. C'ero, però... Ero presente in altri momenti, per esempio in casa di Bruno eravamo poi una dozzina di persone, tutte intorno a un tavolo con la radiolina in centro. La mia radiolina. Sempre lì. Quella in centro. E Sigir ci ha salutato uno per uno a seconda. A cominciare da Bruno? A seconda come eravamo seduti. Uno per in uno. Fila, proprio uno per uno. Come e se ci vedessero. E ci vedevano. Sì, ah, ci vedevano. Ci vedevano. E a ognuno diceva qualcosa. Un saluto. A seconda della persona, per esempio all'Emilio che era già entrato. Sì. All'Emilio gli hanno detto, dobbiamo dare una tiratina d'orecchi. Come dite voi. Dicevano sempre, come dite voi, una tiratina d'orecchi. Poi c'erano gli svizzeri, perché erano entrati tre svizzeri nel gruppo, padre, madre e figlio, fatto entrare Gaspare, e quando è stato davanti insomma, è arrivato a loro, ha parlato in francese perché appunto loro l'italiano ancora non lo sapevano tanto bene, si è messo di colpo, ha parlato in francese, sì. E poi è finito il giro, sì. Ecco.
loro ci vedevano. Poi un'altra volta ha detto Sigir: io parlo attraverso la radiolina, però se voi voleste, noi potremmo parlare anche con la voce nella stanza. Creare la nostra voce nella stanza, ma voi vi potreste impressionare. Spaventare un po'. E sì. Allora adoperavano questa radiolina che è meccanica, su un mezzo meccanico, perché era più adatto alla nostra psiche in quel momento. Sì, ecco. Radiolina. Adesso le cose sono cambiate, abbiamo fatto un po' di avanzamento mentale, potrebbero anche farlo adesso, che non ci spaventeremmo magari. Sì, sì, gli approcci, noi conosciamo altri contattisti giovanissimi di adesso, ci raccontano come è cominciata. L'approccio di adesso è addirittura... È diverso. In 50 anni abbiamo fatto un balzo psicologico che accettiamo delle cose che allora non avremmo accettato. Sì, per sì. Cui dovevano rispettare i momenti. Adesso succede che... Se lo trovano nella stanza. Se lo trovano nella stanza, ma come è venuto, le finestre chiuse. Certo. Allora ci saremmo spaventati a vedere una persona nell'appartamento. Ma anche la voce stessa è così. Certo. Sì. Ma una domanda, non vi è mai venuto il dubbio che si potesse trattare di inganni di qualcuno, non so, degli spiriti maligni, no, delle persone che volevano danneggiare? Avete mai avuto il sospetto? Quello no. Però dubbi all'inizio li abbiamo avuti per forza, perché vengono automaticamente. La mente per forza dubita. Certo. Ecco. Però dopo, con quello che abbiamo visto e assistito, non potevamo più dubitare. Quando io ho visto alla sera, per appuntamento, degli UFO, erano UFO, delle stelle che facevano tutti dei ghirigori, erano, non so, 4-5 che facevano dei disegni nel cielo, per appuntamento, non posso dubitare. Io in via Capecellatro, la prima volta che ho visto un loro mezzo, mi hanno detto alle 11:30 di stasera, alle 11:30 spaccate. Noi eravamo all'inizio di via Capecellatro Milano, che è lunga quasi 800 metri, arriva fino allo stadio di San Siro quasi. È arrivato questo padellone di 20 metri circa di diametro, a 200 metri sulla nostra testa, quindi un po' sopra i tetti. Tetti, anche case di 5 piani, sarà stato alto 200 metri sulla nostra testa, non di più. E lentissimo, apposta, luminosissimo, però una luce bella, forte, ma il bordo non sfrangiava la luce, era nitido, silenziosissimo, pianissimo andava. Di modo che non è boom, cosa ho visto, pianissimo. E gli altri del gruppo, che erano già abituati, facevano ciao e salutavano. Io, che era la prima volta, mi ricordo che sono rimasto lì impavido, o con gli occhi sgranati bene, e mi sono trovato nel qui e ora, osservavo freddo, constatavo che era così, che era silenzioso, che... Ho fatto tutte le mie constatazioni, e dopo, quando è passato, che è finito il tutto, e tutti gridavano contenti, mi sono messo a gridare anch'io. Ecco, ma il primo inizio proprio freddo, l'ho guardato freddamente così. Ho osservato. Ecco, e un'altra domanda: quando voi avete iniziato a frequentare il gruppo, quindi proprio parliamo dell'inizio, che cosa avete pensato delle persone che si trovavano in questo gruppo? Che tipo di persone erano, che mestieri facevano? Beh, Bruno era uno psicologo e era una persona con un certo carisma, insomma. Sì, poi sapeva tante cose. Molto colto. E poi ci diceva anche come erano loro, cosa,
come vivevano. Sì, tante cose ce le ha dette lui. Le ha dette lui, e sì. Loro dicevano, confermavano sempre, fidatevi di Bruno. Sì, sì. E poi c'erano, tra di noi c'era uno che faceva parte della Borsa Valori di Milano, poi c'era un rappresentante di Macchine Agricole, io, lei, pittori, mia mamma, casalinga, c'erano delle altre persone, la moglie era casalinga, il marito, c'era un magistrato, magistrato che faceva il magistrato a Como. Uno che lavorava in banca a Torino. Uno che lavorava in banca, poi chi c'era? Giancarlo. Un altro impiegato. Giancarlo era impiegato. Impiegato. E poi, insomma, eterogeneo, un po' di tutto. Un po' di tutto, così, circa una ventina, in ultimo, non più di 20, ecco, diciamo. E l'accoglienza che avete ricevuta dagli elementi di questo gruppo qual è stata? Buona. Normale, sì, sì. Buonissima. Buona, sì. Sì, senza tanti fronzoli, così. Ma avevate delle esperienze di vita in comune, oppure in che senso si può dire che eravate un gruppo? Cosa facevate insieme? Dunque, lo scopo del gruppo era di creare quello che loro chiamavano Uredda, è un termine loro, che vuol dire l'amicizia pura, al di là degli interessi, al di là delle... l'amicizia pura, al di là di cosa può essere il sesso tra uomo e donna, ecco, tutto trasceso, la pura amicizia, perché questa amicizia ha una vibrazione, ha una potenzialità armonica che a loro serviva come sostegno, carburante, diciamo, tra virgolette, per i loro strumenti della base, i loro strumenti di volo, ecco, e per tante altre cose che probabilmente non ci hanno detto o ci hanno detto più tardi e abbiamo capito. Questa energia chiamata Uredda, piccola parentesi, Ur in sanscrito è la radice di luce. E il sanscrito, e chiudo la parentesi per non divagare troppo, il sanscrito, ma hanno detto loro questo, non è la lingua antica terrestre come crediamo noi, sì, lo è anche, ma è soprattutto la lingua galattica, l'antica lingua galattica. Noi crediamo che sia terrestre, no, è galattica, probabilmente la Terra ha avuto cicli e sono arrivati qua, hanno portato la lingua, poi si è persa nella notte dei tempi, non c'è più nessuna mitologia che ne parla, sono passati migliaia di anni di quando la Terra... E sono sempre venuti ecco, perciò hanno portato loro la lingua. Sì, se non loro, i loro padri, i loro nonni. Certo. Io vi posso dire che una volta avevo studiato che l'alfabeto del sanscrito viene chiamato Devanagari e significa la lingua degli dèi. Ecco, appunto. Ecco. Gli dèi scesero. La Bibbia c'è scritto Dio scese, ma Biglino, che traduce la Bibbia, Biglino non è un ufologo, Biglino è un notissimo conoscitore di lingue antiche, tra cui l'ebraico, l'aramaico, eccetera, eccetera. Sulla Bibbia, il testo originale, parla di Elohim. Elohim è il plurale, Eloi è singolare, per cui tradotto non è Dio scese, ma gli dèi scesero. Cambia qualche cosa, cambia. Da dire Dio scese agli dèi scesero, c'è una differenza. Poi gli puoi dare il significato che vuoi tu, certo. Ma cambia significato. Ecco. E quindi l'inizio è, voi vi incontravate ogni quanto tempo? Quando, come funzionava? Perché Bruno stava a Montesilvano, a Pescara.
Poi è andato a abitare a Montesilvano, ma però quando l'abbiamo incontrato noi era a Milano. A Milano. In un vicino poi dove abitavamo. Sì, sì, noi. 5 minuti di macchina neanche. Combinazione, ecco. 3 o 4 e semaforo. Allora ci si vedeva anche spesso. E poi arrivavano quelli di Torino. Il gruppo era composto da 3 elementi, Torino, Milano e Pescara. Pescara. E quindi ogni quanto tempo vi trovavate tutti insieme? Non c'era una regola. Quando si poteva, quando potevano, quelli lavoravano anche. Ma poi se non erano proprio tutti insieme, noi 12, spesso, una volta 15, una volta 17, una volta 10. Noi spesso, perché abitavamo vicini a Milano, perciò quasi tutti i giorni si vedeva con Bruno. Io e Bruno quasi tutti i giorni. Ma quindi cosa facevate? Vi sentivate per telefono e vi diceva ci vediamo stasera? Sì. Oppure andavate direttamente voi da lui a una certa ora perché eravate già d'accordo? Sì, sì, ma come una cosa normale tra amici. Si ecco. Telefonava. Cosa fai domani? Sei libero? Sì. Vieni con me che parliamo un po', ecco. Così. Ci raccontava. Certe volte c'era lì Ghibaudi, certe volte c'era lì Franco Saia, Giancarlo. Sì. Così come amici. Un gruppo allargato di amici che ecco, il nostro compito era di essere dei veri fratelli tra di noi, di volerci bene. Certo. Perché occorreva questa. Questa e poi d'estate invece di andare in qualche altro posto al mare andavamo lì un 2-3 mesi, no? Sì. Facevamo, perché poi noi come pittori potevamo anche eravamo più tempo libero di altri. Abbiamo preso in affitto un appartamento vicino alla villetta vicino, perciò ci si vedeva spesso anche lì. Sì. Dove questo? A Montesilvano. Ah, a Montesilvano. Sì. Lui aveva lì spesso, tutti i giorni. Aveva lì una villetta con un po' di giardino. Bruno Sambacezza. Bruno, sì. E ci mettevamo lì. Sì, sì. È come andare in vacanza, invece che essere soli, un gruppo di amici che vanno in vacanza al mare insieme. Certo. Con lo stesso ideale. Con lo stesso ideale. E poi lì vicino c'erano le basi, per cui dovendo, per esempio, faccio un esempio banale, ma è un esempio dei tanti. Occorreva certe volte che uno di noi andasse su una collina per un certo tempo, un'ora, due, tre, per portare la propria energia, che poi loro lavoravano, fatti loro, noi non avevamo potuto capire la loro tecnologia e i loro perché. Da amici fiduciosi, vi occorriamo, andiamo su quella collina, da che ora? Dalle 9 alle mezzanotte, benissimo. Dalle 21 alle mezzanotte vado su quella collina. E siccome le basi, le colline che interessavano, le energie, i loro macchinari lavoravano in quei posti, quando ero a Milano, che occorreva, lo facevano raramente, però qualche volta l'hanno fatto, dovevo partire da Milano fino a Pescara, a Montesilvano, che era come Monza Milano, ecco. Sì. Invece allora per andare avanti e indietro, più che si poteva, le feste di Natale, e si andava là perché eravamo, se occorreva eravamo già lì. Eravate già lì. Eravamo già lì. Certo, certo. Ecco, non per tutti era possibile, per alcuni, per esempio il magistrato certe volte aveva delle udienze, no, io ho avuto per qualche anno un impegno con lo spettacolo del Bella Ciao, uno spettacolo di canzoni antiche, mi hanno scelto come chitarrista, abbiamo girato tutti i teatri d'Italia e quando c'era la serata che io dovevo essere sulla scena accompagnare gli altri, era un impegno che non potevo dire di no, chiamavano un altro e non me, ecco. Però per loro più uno era libero, meglio era. Infatti, salvo un caso eccezionale o due al massimo, nessuno di noi era impiegato, per esempio. Posso dire anche questo, anche se è una mia idea, ma sono sicuro che è giusta.
perché molti mi chiedono perché ti hanno scelto. Ecco, la parola scelto è, secondo me è sbagliata, perché mi hanno preso perché appunto meglio se non ero impiegato, meglio se non ero Umberto Veronesi come amore, ne ha molto più di me perché ha speso tutta la sua vita per salvare le vite degli altri, però alla mattina alle 7 deve essere in sala operatoria col polso bel fermo, non può passare la notte su una collina a far da palo, tra virgolette, come faceva. Per cui scarta Veronesi, scarta quello perché è impiegato, scarta quello perché è troppo lontano, scarta quella là, hanno dovuto prendere quello che passava il convento. Io la penso così. Sì. Certo, non dovevamo essere dei delinquenti, no, ecco. Oppure con la mente chiusa. Oppure, ecco, non possono venire fino qua, sì, perché non doveva essere uno shock per noi. Ecco. La velocità della luce, non si può oltrepassarla, tutte queste cose. No, dovevamo essere, adesso sono superate. Una mente libera, libera, sì. Fiduciosi. Infatti quello che ci chiedevano era questo red che comporta la fiducia. Certo. E un'altra domanda, fin dall'inizio vi è stato chiesto di mantenere il silenzio, sì, con tutti. Con tutti. Per anni. Era un comando, l'unico comando che ci hanno dato. Non ci ha mai dato nessun comando, vai qui, vai là, Gaspare, Mirella, puoi andare qui, sei libero, se no grazie, sei sempre... L'unico comando, sì, di non dire niente, non dite nessuno. Niente a nessuno, perché dovevamo dare questo red, dovevamo essere concentrati nel nostro compito. Se avessimo parlato intervenivano i giornalisti, ci distraevano, intervenivano i detrattori, ecco, si finiva più. Dovevamo essere liberi. Soli, concentrati. Sì. Sì. E poi per tante altre ragioni, tant'è vero, non era ancora il tempo di parlare di certe cose, adesso è arrivato il tempo, sì. E allora io ho voluto l'ordine, no, ma come si può dire, la spinta di parlare, ecco. Sì. Se vuoi parla, se no no, non siamo mai stati obbligati. No. Certo, beh, tu Gaspare per quanti anni... Anche tu, Mirella, per quanti anni avete mantenuto il silenzio? Dal 1960? Dal 1960 fino a 12 anni fa. 12 anni fa che è uscito il libro di Breccia. Quindi il 2007? Sì. Circa. Quindi sì. Voi avete mantenuto il silenzio per 47 anni. Sì, sì. E mi sono portato dentro, ci siamo portati dentro, il rimorso, il malcontento di aver fallito, perché questo gruppo, un bel momento, noi terrestri siamo spesso, immarcisciamo tutto, i primi cristiani andavano in bocca ai leoni per non abiurare, adesso non mi sembra che si... ecco, la massoneria è immarciscita, c'è la massoneria deviata, tutto, roviniamo tutto. E così anche l'amicizia di l'URED di amicizia l'abbiamo piano piano rovinata, qualche disaccordo, qualche discussione, qualche lite di troppo, invidia. Qualche rancore, qualche invidia, l'ego che lavora, come aprivamo le porte al negativo, entravano i negativi CTR. E lavoravano di gomito e la cosa è finita. Come tutte le cose. Poi abbiamo saputo di altri gruppi, credevamo di essere l'unico gruppo, e invece poi, quando una decina d'anni fa, abbiamo saputo che c'erano vari gruppi nel mondo. Ci hanno telefonato. Ci hanno anche telefonato. Ho sentito le mie conferenze. Sì, e un gruppo, una persona del gruppo ci ha detto, ma io quella voce, io l'ho già sentita, era la voce di Sigir. L'ho già sentita perché ci telefonava Sigir, cioè non c'erano nomi, ci ha parlato, ma senza, noi abbiamo dato i nomi Sigir, Itao, questi nomi per riconoscere. Invece
quelli lì con questo gruppo i nomi non li hanno dati. Ma questi però nomi... la voce era quella. Lui ha riconosciuto e poi la ci facevano, sì, gli facevano fare le stesse cose che facevano, sì, fare a noi. Sì. Poi hanno avuto un contatto ravvicinato, poi hanno avuto molto bello, interessante. Ma anche del nostro gruppo, ci sono state persone, sì, che hanno avuto dei contatti fisici, sì, e uno viveva con loro nelle basi, uno di noi viveva, sì, con loro nelle basi, altri sono stati solo 2 o 3 volte perché non era così facile, non è che si potesse entrare nelle basi, occorreva una disinfestazione totale, occorreva una tuta speciale, c'erano delle radiazioni che loro potevano sopportare e noi meno, per cui dovevamo essere protetti. Non era una... E poi un impatto psicologico che non tutti possono superare, perché è tutto un mondo strano di macchinari, di... le basi intanto sono enormi, andavano da Pescara, metro più, metro meno, da Pescara fino a Rimini, per una larghezza pari a 1/3 della lunghezza. E poi in profondità? In profondità 40 km sotto il livello della terra. E, per cui c'è anche una legge, chiamiamolo erroneamente, in maniera grossolana, del libero arbitrio, che non possono incidere troppo sulla nostra psicologia, sulla nostra psiche, sulle nostre emozioni, e devono essere, e sono, molto rigorosi, molto rispettosi. Delicati, e per ecco, questo all'inizio la cosa è stata così graduale, no? Graduale, sì, perché ci sono delle persone che potrebbero vivere con loro, di noi, e per vivere con loro non occorre conoscenze tecnologiche, per dire con loro bisogna essere all'altezza, all'altezza della loro dimensione, insomma, più che psicologica, più che di cultura, loro, alla loro di cuore, altezza di evoluzione spirituale, di amore, diciamo, ecco, per facile. Cui ci sono certe persone come Franco che era, viveva con loro, e un'altra persona austriaca con la quale ho parlato, si chiamava Zimmermann, che erano quasi pronte per poter vivere con loro. Infatti, quando sono andati via, Franco no, per ragioni che adesso è inutile dire, ma Zimmermann è andato via con loro. Ma io, sapendo come vivono, com'è il loro tenore di vita, qual è la loro gioia, com'è, lo so all'1% di quello che si può sapere, ma solo per quello io ho capito, nel mio piccolo, penso di non sbagliare, che non so se sarei felice con loro. Magari rimpiangerei certe cose della terra a cui sono attaccato, certi desideri, certe emozioni, cioè, non lo so se sarei pronto. Bisognerebbe provare. Bisognerebbe provare, ma io mi sento, fino adesso mi sento terrestre. Non mi piacciono le cose negative della terra, ma a chi piace la guerra? O le malattie, forza. Però io mi sento ancora attaccato a questa terra, a questa terra. Vivere con loro mi esce su un altro gradino di evoluzione, e io non ci sono. Per cui mi sentirei un pesce fuor d'acqua, spaesato, brutto interiormente. Però bisogna vedere loro come ci farebbero sentire, perché si adeguerebbero anche a noi, come ha sempre fatto, tutti i maestri, tutti quanti si adeguano alle persone con cui contattano. Certo. Tant'è vero che a noi la verità, la loro verità, non ce l'ha mica detta tutta, ci hanno detto le cose che potevamo capire, che potevamo essere all'altezza di capire, dunque sì, è molto poche. Ecco, immagino quindi che vedere all'inizio, quando siete entrati in questo gruppo, vedere che c'erano delle persone che entravano nelle basi e persone che invece non entravano, persone che avevano la radiolina e persone che non avevano la radiolina, cioè queste disparità, sì, sicuramente saranno state una base su cui
Poi è cresciuta un po' l'invidia, la gelosia. Può essere. Se non c'erano queste cose che hai detto tu, giustamente, ne avremmo inventate delle altre. Sì. Siamo fatti così. Sì, sì, siamo fatti. Questo. Io, poco tempo fa, attraverso una cara signora che si chiama Sara, di Bologna, che riceve le loro comunicazioni, ho avuto... in questa stanza dove siamo seduti, perché è venuta da Bologna fino a qui per dircelo apposta, una comunicazione di Sigil, dopo 50 anni che non avevo più sentito. E Sigil mi ha detto testualmente: non rammaricarti, Gasparone, perché io rimuginavo questa faccenda, ho sbagliato come gli altri 19 del gruppo, né più né meno, e mi portavo questo peso addosso. E Sisi, attraverso questa persona che mi ha dato delle credenziali, che era veramente in contatto con Sisi prima di parlare, gliel'ha dimostrato prima, ecco. Allora adesso non ne parliamo, saltiamo, l'importante è il contenuto, mi ha detto tra le prime parole, mi ha detto: Gasparone, non rammaricarti per il fatto che, come pensi, che sia finita male, perché noi, conoscendovi, sapevamo benissimo come sarebbe finita. Non sapevamo quanto tempo sarebbe durata. Perfettamente, all'incirca, ma perfettamente no. E per il tempo che è durata, mi ha detto, è stato più che sufficiente per cui noi potessimo continuare l'aiuto alla terra su altri piani. Certo, quindi è stato utile. Un sollievo. È stato utile e ha funzionato. Sapevamo già che non ce l'avreste fatta a durare più di tanto. Ci conoscono, ci conoscono molto bene. Ma l'ha detto Bruno, ho avuto altre conferme. Ci conoscono molto più profondamente di quello che ci conosciamo noi. Io me stesso mi conosco fino a un certo punto, le meditazioni che mi ha insegnato Osho mi hanno aiutato ad andare più in profondità, a essere più sincero con me stesso, a capire più, ma loro mi conoscono il doppio di quello che si conosce. Per cui, se hanno bisogno di aiutarti, se sanno come, quello, le parole che ci occorre, che devono dirti. E una domanda: che impressione avete avuto la prima volta che avete sentito la voce di Sigir attraverso la radiolina? Che idea vi siete fatti di queste persone? Ma io, è un po' come aver visto la prima volta il loro mezzo, il loro disco volante. Siccome era una voce molto dolce, un italiano perfetto, virile e dolce, senza accenti dialettali, no, puro così. Noi facciamo tanti errori di grammatica parlando, sbagliando i congiuntivi, i verbi, non ci accorgiamo. Loro sanno parlare bene l'italiano. Sì, sanno parlare bene l'italiano. Come agli altri, anche sì. I dialetti. Lo sanno. Possono anche parlare. Io ho chiesto come fanno a impararlo, qualsiasi lingua, non l'italiano, qualsiasi lingua della terra e anche di altri pianeti, imparo l'italiano circa in 4-5 giorni, 3-4 ore al giorno, e con dei mezzi, dei chiamiamoli dischetti per intendici, che bombardano, per intendici la parola bombardano, il cervello nei punti giusti che loro conoscono il cervello meglio di noi. Dell'apprendimento. Punti d'apprendimento, della memoria, vatti alla pesca, e bombardano con nozioni tipo love, amore, earth, terra, wild, selvaggio, e i verbi, ma con una rapidità che 3-4 ore al giorno,
se no dopo non di più, se no mi hanno detto anche il loro cervello si surriscalda. Ah. Ecco, per cui 3-4 giorni di questi bombardamenti fatti da queste macchine sotto queste cupole di vetro, o giù di lì, non era vetro, e in 5-6 giorni imparo una lingua perfettamente. Posso imparare anche il bergamasco, se vuoi. Sì, ma l'hanno detto loro per ridere, poi è una battuta. E c'è stata quella volta... Scusa se finisco. E così altre materie possono sapere tutto come attraverso una scienza infusa. Quando uno l'ha imparato è come se l'avesse sempre saputo, senza studiare sui libri. È bombardamento del cervello. Bombardano di nozioni dovute al tuo cervello. Dimmi. E quella volta che, siccome lui parlava sempre con Bruno, lui sono io? No, scusa, Sigil. Ah, Sigil. Parlava sempre anche con Bruno. Sì. E lì a Monte Silvano, Bruno non era nato a Pescara, a Monte Silvano, però... Nato ad Ancona. Ecco, lui ha vissuto parecchio lì. Aveva preso l'abitudine... E loro dicono ciao a tutti. Ciao a tutti. Che non è sbagliato. Bisognerebbe dire ciao a tutti. Ciao a tutti. No, non ciao. No. Saluto. Saluto, scusa, ho sbagliato. Saluto tutti. Invece Bruno, a Pescara dicevano saluto a saluto tutti. Saluto a tutti. Allora Sigiro ha sempre parlato benissimo l'italiano, ma quando salutava. Si vede che in quel caso lì ha un po' imitato Bruno e ha detto saluto a tutti. Diceva sempre saluto a tutti. Sì. E allora dopo si è interrotta la comunicazione e lui fa, ma perché dicono saluto a tutti? Non perché è... dice saluto a tutti? Si dice saluto a tutti. Certo. Facevo persino una critica, no? Sì. E allora si è riaccesa la radiolina. Ah, si è riaccesa da sola? Si è riaccesa la radiolina e mi ha detto, Gasparone, saluto a tutti! E io volevo sprofondare. Così impari a criticare. Ho criticato anche gli extraterrestri, capisci? Ho dato una lezione di italiano fuori posto perché non avevo capito che era un vezzo. Era un vezzo per uniformarsi alle nostre abitudini. Sì. Come, bene, come quello che uno di loro si chiamava, il nome non lo ricordo, e poi un bel momento dice com'è bello il vostro mondo, il vostro pianeta, che bei posti, è uno dei pianeti più belli, com'è bella Gallarate, e noi com'è bella Gallarate. Gallarate, ma perché? Non è un paese, è come Busto Arsizio, ma capisco Venezia, Firenze, Roma, cosa dice? No, Gallarate è bellissimo qui. E l'abbiamo chiamato Gallarate. Sì. Ma questi nomi quindi, abbiamo dato Sigi, noi. Anche Sigi l'avete dato voi, sì. Come nome? No, ce lo davano loro. Ah, erano loro che... Ci dicevano, no. Chiamami Sigi. Gallarate l'abbiamo detto. No, Gallarate è un soprannome che abbiamo dato. È un soprannome vostro. Sì, sì, perché sì. Gli piaceva Gallarate. Ma noi siamo arrivati nel gruppo che già c'erano questi nomi. Sì. Poi non so se sono stati loro a dire... Sì, Giritao, Tus. Meredir. Anche per distinguerli, perché erano razze diverse, anche per distinguerli... Ma poi può darsi che avessero anche col nome lì. No, perché voi lui... quando siete entrati comunque erano già 4 anni che il gruppo... Sì, è dal 56. Esatto, sì, ma come è iniziato... Adesso invece proprio tutto. Voi sapete la storia di come è iniziato, sì, il primo contatto? Sì, ce l'ha raccontata Bruno. Ce l'ha raccontata. È iniziato in due modi e in due tempi diversi. Uno ha avuto inizio con Franco Tomasini, quello che viveva nelle basi. Sì. E che sì, veniva fuori, stava 2, 3, 4 giorni con noi e poi tornava nelle basi. Era quello che uno dei due che avrebbe dovuto andare via con lui. Certo. E la storia è cominciata quando lui aveva 12-13 anni, giù di lì. Ma fa parte
di lui, è una storia sua. Che lui è il nipote di Samaciccia, è il nipote, ma nessuno, certo. Ma Samaciccia non sapeva che questo ragazzo aveva era stato contattato. Ecco. E questa è una storia che poi Franco ci ha raccontato e che sappiamo. Invece la storia del gruppo, il responsabile del gruppo, la creazione del gruppo per l'Uredda, era Bruno. L'hanno iniziata, e come è iniziata? Bruno aveva due amici, uno era Giancarlo De Carlo e uno era Giulio De Crescenzo. Uno era un impiegato e l'altro era un ingegnere minerario. Amici, semplici amici, e un giorno, la faccio breve, un giorno andando in solaio, c'era un baule con dentro delle cose, ma è inutile tenere quel baule lì, pesa, scartiamo quello che non c'è bisogno, e a fare un bel ripulisti, e hanno trovato in fondo al baule una carta topografica della zona lì, Ascoli Piceno, ma cosa fa? Tutta mezza strappata, e l'hanno guardata, vabbè, teniamola, è una cartina. Poi l'hanno portata giù dal solaio alla luce, e vicino alla Rocca Pia c'era fatto con l'inchiostro rosso di china un circolino a mano da qualcheduno. L'hanno guardato, ma hai fatto tu Bruno? No, io la prima volta che vedo sarà una carta di mio nonno, di mio nonno. Ma chi l'ha fatto questo circolino? Non lo so, ma cosa c'è? Boh, è lì in mezzo, non c'è niente. È il tesoro, hanno sotterrato la... sai come... così fantasticando. Un baule con dentro un forziere di gioielli. La prima domenica di sole, facciamo una passeggiata, andiamo su lì, vabbè. Porta quella carta lì che scaviamo. Poi non hanno neanche portato i badili, niente, hanno fatto così per ridere. E sono andati lì, su questo... all'incirca dove c'era questo circolino, e qui è a 40 metri dal muro della rocca, mettiamoci qui, che ridevano tutti, erano in tre. Adesso andiamo, che cominciamo a venire. Stavano per andare via, sono arrivate due persone, una alta 2 metri qualche cosa e una piccola 80 centimetri. Uno era Sayu e uno piccolo. E l'altro chi era? Aspetta, non mi ricordo chi era. Din Pietro? E forse, uno Din Pietro e uno Sayu. Li salutano, parlano un italiano perfetto, e piano piano, con tutta l'attenzione e la prudenza dovute, gli dicono di essere due persone non di questo pianeta, che hanno una base qui. Insomma, piano piano gli dicono quello che Ghibaudi ha detto a noi in quattro puntate. Ecco, probabilmente Bruno e gli altri due erano più preparati di noi, gli hanno detto tutto, o quasi tutto, e gli hanno dato poi in seguito un appuntamento. Sono entrati nella base, hanno visto, constatato, e hanno iniziato a formare questo gruppo, a eseguire il compito che loro gli hanno dato, di formare un gruppo. Gli hanno spiegato dell'Uredda, di questa forza energetica d'amore, il perché di questa forza energetica d'amore, di cui avevano bisogno, e loro hanno cominciato a eseguire questo compito. Bruno era il responsabile del gruppo, e mano a mano che conosceva una persona, sentiva, eccetera, eccetera, parlava per vedere di ampliare questo gruppo. Quando sono arrivati a 20, basta così. 20, ecco, queste tre persone poi sono entrate tutte a far parte dei 20? Una sì, il Giulio De Crescenzo aveva delle noie pazzesche dai CTR, è stato l'unico sul lavoro. Lui era un ingegnere minerario e anche nella vita, non gravissime ma continue, ed è stato l'unico che, per delle ragioni
tecnologiche che non sono all'altezza di spiegare e neanche di aver capito bene, ha dovuto andarsene dall'Italia perché non riuscivano a proteggerlo i U-56, non totalmente, non riuscivano. E aveva dei parenti in San Salvador, è andato in San Salvador e ha lavorato là per un po' di anni. Quando tecnologicamente hanno potuto essere sicuri di proteggerlo, è ritornato, è stato un mese, l'abbiamo conosciuto, un è stato, mese e noi. Poi per ragioni di lavoro è andato in Germania, però è morto molto giovane. Poi scriveva sempre a Bruno. Sì, ho letto alcune delle lettere che Don Salvador scriveva. Aveva un pacco di lettere così. Questi porci scriveva dei nomi luci quanti. Questi porci così. A cui dedicheremo un. Ma anche noi non li chiamavamo mica porci o CTR, maiali. Insomma. Io e Emilio, questi troioni. Che poi sono migliori di noi, eh? Io e Emilio abbiamo convenuto, e anche altri del gruppo, hanno un'etica, hanno una visione diversa di come amministrare la galassia, amministrare non nel senso soldi. Ma se venissero giù oggi come oggi a governare la Terra, io credo che ci sarebbe molto meglio di quello che stiamo facendo. Come organizzatori devono essere bravi. Pratici, ecco. Queste differenze di visione di come ne parleremo al momento dovuto. E quindi l'inizio è andata così. Siete entrati, avete iniziato questo rapporto e l'estate la passavate giù a Montesilvano, mentre invece il resto dell'anno, chiaramente impegni di lavoro permettendolo, stavate su e vi incontravate con Bruno periodicamente quando c'erano più persone. Oppure stavamo a Milano e si andava giù quando era necessario. Quando c'era un bisogno particolare. Io una volta sono andato giù, metti oggi come oggi, con la mia macchinetta, sono stato giù un giorno e sono tornato giù il giorno dopo, perché dovevo andare a suonare. Certo, in giro per l'Italia. Ho 24.000 baci. Bene, e allora vi ringrazio e direi che per questo incontro che dovevamo parlare dell'inizio, di come voi siete entrati in questa avventura, siamo molto contenti, è andata molto bene. Grazie e alla prossima. Prego.